Bella a tutti i miei slime, qui a bentornati nel mio canale. Eccoci qui con una nuova reaction, doppia addirittura, e oggi andiamo ad ascoltare Show No Love e Dubai di Rondo. Io lo ripeto sempre perché magari c'è qualcuno nuovo che non mi conosce, non sono sicuramente il fan numero uno di Sosa, il mio video più famoso è la reaction a Giovane Rondo, in cui diciamo che lo massacro, però sono anche uscite reaction, anzi l'unica altra reaction a Rondo che è uscita, quella a Movie, in cui onestamente non mi fa totalmente schifo e lo ammetto. Perché un intro del genere? Perché a prescindere dal fatto che questi pezzi possano piacermi o meno, scindo sempre l'artista dal personaggio, e lì dove c'è qualcosa che mi piace di qualcuno che magari non mi sta simpaticissimo, non ho problemi ad ammetterlo. Un'altra cosa che mi sono accorto che molti non capiscono è la differenza di significato che c'è tra criticare e odiare. Quello che faccio io è una critica, chiamiamola così. Ora non mi definisco propriamente un critico, però essenzialmente vado a dire quello che mi è piaciuto o meno, dando sempre le mie spiegazioni e i miei pareri. Ha tanti obiettivi questo canale, quello che sicuramente non è uno tra questi è alzare odio gratuito contro artisti, album e via dicendo. Parliamo dei pezzi che ascolteremo oggi. Show No Love è un freestyle uscito qualche giorno fa, mi avete scritto anche in parecchi dicendo che volevate una reaction. Sarò sincero, ho ascoltato 10 secondi per farmi un'idea e non volevo farla. Tuttavia oggi è uscita Dubai, gli artisti che seguo non hanno droppato così tanta musica, quindi ho detto va bene, pur di portare una reaction questo fine settimana reactiamo Dubai, e a questo punto ho detto facciamolo anche a Show No Love, che comunque non l'ho ancora ascoltata. In particolare di Show No Love è uscito il video, lo andiamo a reactare ora e partiamo da lì e poi ascoltiamo Dubai. È uscito pure il video di Dubai, l'ho scoperto adesso, quindi reacteremo anche a quello. A 18 anni media vogliono farmi passare come un meme. Contassero le volte in un anno che non dormivo. Questi figli di puttana, quanto valevo? Ne ha chiusa una. Lo stress e l'ansia mi hanno torturato, sai. A 18 anni come fai a supportare tutto questo? Ho commesso troppi errori, sono caduto troppe volte in tentazione. Ma guardami. Ma perché questa piega mezza conscious? Sono fastidioso. Ma è fastidioso l'autotune. No. L'orecchio. Io non pensavo a tutto questo quando non ero nessuno. Flow UK drill. Andava in peggio. Io non c'entro, c'entro. Ora mia madre non la vedo. Poi la notte non ci sto dentro. Non ti capirò se prima non mi capirai. Voglio togliermi dai guai. Rispondiamo con la guerra perché noi vogliamo la pace. Sono cresciuto, pesi casco. Devo cercare di essere delicato. Però fa cacare, cioè fa proprio cacare, per carità, quando dico così è sottinteso, a me fa cacare. Ci sono tante cose, secondo me, sbagliate in questa canzone. Innanzitutto, la storia dei meme. Rondo, io non so se tu lo sai, ma credo che non saresti così famoso se non fossi anche per i meme. E non voglio togliere nulla magari al suo talento o a quello che ha fatto musicalmente parlando, però è una cosa oggettiva. Però al di là di questo, lui cosa ha cercato di fare con questa canzone? Ha provato a fare una roba conscious, cercando di dimostrare a chi magari non se lo ascolta solitamente o comunque a chi non piace la sua musica, che lui è anche in grado di fare cose un pochino più impegnate. Ha tralasciato solo un piccolo dettaglio che secondo me non è affatto in grado, perché il testo nella prima parte, quando non c'è il beat, lo posso anche ascoltare perché non suona male. Poi parte quell'autotune che mi stavano veramente sanguinando i timpani, proprio applicato male. Per carità, non sono un ingegnere del suono, non sono un produttore, non ho mai mixato nulla, ma è una questione proprio d'orecchio. E il testo, per quanto lui lo voglia far passare come qualcosa di doloroso, di struggle vissuto, conscious, a tratti è imbarazzante, altri tratti è cringe. Ci mancherebbe che, il mio punto di vista, magari un ragazzino di 15 anni fa minchia, questa è la vita vera, Rondo è una bandiera di sta shit, però sinceramente a me fa un po' ridere. Poi c'è la seconda parte, nettamente migliore della prima, sempre con quell'allone di conscious, però prende il sia il beat si va più drill, sia lui prende un flow UK drill, quindi sicuramente più orecchiabile, ma per me questo è uno dei peggiori pezzi che abbia mai ascoltato di Rondo. Ne ho ascoltati pochi, lo ammetto, però non c'è praticamente nulla secondo me di salvabile da questa canzone, se non l'intento, che magari era pure buono, ovvero il dimostrare di saper fare un po' tutto, non solo le robe più hard. Quello sì, però le devi saper fare. Non badate qua, sono solo un coglione che a 22 anni non sa bere l'acqua. Comunque, ascoltiamo Dubai. T'ho fottuto
blocco sulla Rose Tower insieme a uno sheik. Sempre questa cadenza UK Drill. Solo uno scemo ricco. Respect Chirac, Shakira, Shakironi, le flica, flica. Sono italiano, spaghetti, mafia, mandolino. La mia sciorina, la terra da Dubai. Sei zero in banca senza fare mai un live. Ok. Dubai, Dubai, ma tu dubiterai, io le pare. Ma il ritorno è carino. Sto flow l'ho già sentito. Sul conto Sezzeri ho usato il cervello, ho investito soldi su Durant. Sezzeri non penso, fratello. In terra tipo mi fanno i meme, il mio conto in banca cresce. Ma prende proprio a male sta storia dei meme. Sicuramente rispetto a Show No Love è proprio un altro livello. Questa ammetto anche che sia oggettivamente carina. Non me la riascolterei sinceramente perché conosco i miei gusti, ma ci sta. È bello il beat, mi piace anche la musichetta che si sente specialmente nelle strofe, che ricorda appunto quelle melodie un po' arabe proprio di Dubai. Il ritornello è carino, le strofe ci stanno, non mi hanno fatto impazzire perché a me non piace proprio il suo modo di cantare, proprio intendo quando rappa. Secondo me sta incominciando anche a prendere un po' troppo spunto da quello della UK Drill, perché per esempio Show No Love, la seconda parte è tutta rappata in quello stile, anche la prima di questa canzone, quindi magari in futuro potrebbe diventare un problema, per il momento è ok. Il video è fatto bene assolutamente, sarà anche che Dubai è molto bella, infatti le riprese sono proprio più fighe. Gioca anche sul contrasto dell'inizio video, in cui ancora non è partita la canzone, in cui va a comprare le robe, c'aveva un euro in tasca e poi si ritrova a Dubai, quindi anche questo mi rende contento per lui, ovvero il fatto che sia un ragazzo partito da zero e comunque sta riuscendo anche ad avere bei risultati. In sintesi, cosa possiamo dire? Sicuramente meglio Dubai di Show No Love, almeno per quello che è il mio parere. Lì riesce ovviamente meglio la roba un po' più hard di quella Conscious, va bene anche sperimentare, però da quel punto di vista secondo me c'è davvero tanto da migliorare. Voi cosa ne pensate? Le canzoni vi sono piaciute? Quale avete preferito? Cosa ne pensate anche un po' di questa roba del Conscious? La sa fare? Secondo voi non la sa fare? Scrivetemi tutto questo qui sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto vi invito ovviamente a lasciare un mi piace, nel caso in cui non lo foste iscrivetevi al canale, se lo siete già attivate la campanellina per non perdervi altri video e altre reaction. Qui sotto in descrizione trovate tutti i miei link, condividete questo video con quanta più gente volete e potete. Noi ci vediamo ad un prossimo slat.